Tanto per cominciare, vediamo con molto favore il coordinamento che si è creato fra Chiesa e Comune per la nomina del nuovo maestro del Fercolo. Noi da sempre chiediamo che ci sia un forte coordinamento fra Chiesa e Comune, anzi Chiesa, Comune e Prefettura in realtà è quello che noi invochiamo da molti anni perché abbiamo sempre detto che uno dei problemi principali della festa di Sant'Agata è proprio questa mancanza di coordinamento fra le autorità, alle quali abbiamo attribuito in realtà anche la responsabilità del deterioramento della legalità. Ci dispiace che anche quest'anno il Comitato per la Legalità, per l'Ordine e la Sicurezza, che si riunisce in prefettura e che vede tutte le forze dell'ordine riunite, sia stato convocato soltanto a gennaio. Non è possibile pensare che i gravi problemi della festa possano essere affrontati in pochi giorni. Noi chiediamo che il Comitato si riunisca molti mesi prima del febbraio e chiediamo inoltre la convocazione di un tavolo di dialogo fra tutti i Sicurezza. protagonisti della Questo. festa. Quest'anno siamo stati convocati qualche settimana fa come Comitato per la Legalità dal sindaco che ci ha comunicato alcune novità che ci sembrano molto positive. Sono in realtà dunque la Chiesa e il Comune hanno costituito una specie di comitato legale costituito dall'avvocato Mirone per il Comune e dall'avvocato Barletta per l'arcivescovado. Si sta elaborando uno schema di struttura che potrebbe essere una fondazione che si farà carico dell'organizzazione della festa e che prevede un regolamento per la festa stessa, una cosa che noi chiediamo da oltre 8 anni, quindi non possiamo che avere un atteggiamento positivo, insomma ci piace. Cosa importante, le forze dell'ordine hanno assicurato che staranno accanto ai cordoni, alla fine dei cordoni dove sono le maniglie, per assicurarsi che non ci siano intoppi, che non ci sia nessuno che cerchi di bloccare la processione. E questo sarebbe uno strumento indispensabile per vedere se si riescono ad evitare i ritardi. Per quanto Di riguarda ogni i cerconi, anno. sì, sarà emanata la solita ordinanza che vieta l'accensione, ma insomma non abbiamo grandi speranze neanche quest'anno che questa ordinanza sia rispettata. Quindi appunto per questo sottolineiamo l'importanza di creare questo tavolo. Dunque, poi per quanto riguarda, insomma, ecco, una cosa importante, le forze dell'ordine hanno assicurato che staranno accanto ai cordoni, alla fine dei cordoni dove sono le maniglie, per assicurarsi che non ci siano intoppi, che non ci sia nessuno che cerchi di bloccare la processione. E questo sarebbe uno strumento indispensabile per vedere se si riescono ad evitare i ritardi di ogni anno. Insomma, e per quanto riguarda i ceroni, sì, sarà emanata la solita ordinanza che vieta l'accensione, ma insomma non abbiamo grandi speranze neanche quest'anno che questa ordinanza sia rispettata. Quindi appunto per questo sottolineiamo l'importanza di creare questo tavolo di dialogo. Cosa ne pensi delle persone, di cui si è circondato il nuovo Ma noi maestro del Fercolo? sappiamo che non è una situazione totalmente ideale. Le incrostazioni nella nostra cultura, all'interno della stessa festa, sono molto profonde. Abbiamo visto alcune cose che forse abbiamo preferito non vedere, ma d'altra parte dobbiamo tenere conto che i cambiamenti si fanno lentamente. Soprattutto quando le incrostazioni sono così profonde. Teniamo gli occhi aperti, vediamo che cosa accadrà, ci auguriamo che tutto vada bene e che ci siano veramente delle cose nuove che accadono nel corso di questa festa, per poi eventualmente eliminare piano piano anche quelle che ci sembrano alcune cose che Da non, superare. non, non è una situazione totalmente ideale. Le incrostazioni nella nostra cultura, all'interno della stessa festa, sono molto profonde. Abbiamo visto alcune cose che forse abbiamo preferito non vedere, ma d'altra parte dobbiamo tenere conto che i cambiamenti si fanno lentamente.
soprattutto quando le incrostazioni sono così profonde. Teniamo gli occhi aperti, vediamo che cosa accadrà, ci auguriamo che tutto vada bene e che ci siano veramente delle cose nuove che accadono nel corso di questa festa, per poi eventualmente eliminare piano piano anche quelle che ci sembrano alcune cose da superare.